Signore oggi ci parla di quella che avverrà alla fine dei tempi. Dice Gesù, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così dice Gesù. Sempre ci colpisce pensare alle ore che precedono una grande calamità. Tutti sono tranquilli, fanno le cose solite senza rendersi conto che la loro vita sta per essere stravolta. Il Vangelo certamente non vuole farci paura, ma aprire il nostro orizzonte alla dimensione ulteriore, più grande, che da una parte relativizza le cose di ogni giorno, ma al tempo stesso le rende preziose, decisive. Da questa prospettiva viene anche un invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle realtà materiali, ma piuttosto a governarle. Se al contrario ci lasciamo condizionare e sopraffare da esse, non possiamo percepire che c'è qualcosa di molto importante, il nostro incontro finale con il Signore. Questo è l'importante.